gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa Chiesa rinnovata con la celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo con fervore a questi sacri riti, in religioso ascolto della parola di Dio, perché abbiamo cercato in tutti i modi di cercare di risolvere tutti i problemi che venivano avanti. Man mano che siamo andati avanti, in effetti abbiamo visto che il popolo in certo modo ci confortava rispetto alle scelte che avevamo fatto. E sembrerebbe che alla fine ci siamo riusciti. Volevo in un certo modo ringraziare un po' di persone, e se è dovuto farlo. Allora ringrazio il benemerito arcivescovo Monsignor Ferviere perché ci ha dato questo incarico e ci ha dato la possibilità di mettere in evidenza il nostro saper fare nell'architettura. L'impresa che ha eseguito i lavori sempre concorde con la direzione dei lavori, la Comedil e la sede. L'impresa Lombardi Achille che ci ha aiutato a titolo gratuito nella fase finale dell'allestimento. Il muratore tutto fare Pasquale Morelli della ditta esecutrice del lavoro. Le problematiche del cantiere. Donato Gagliardi con la sua disponibilità a lavorare fino a poche ore fa per l'idrino rotolo, per l'impianto elettrico e per la continua disponibilità. La mammifera San Nicolese e il loro geometra Antonello. A Domus Dei per la collaborazione per le opere d'arti sacre. A Templum Martis, di Aleggio Vicenzo per l'impianto di riscaldamento. I fratelli Valente che sono stati celeri e disponibili per la pulizia del Belvedere. Ricci Mario, che ha realizzato le cornici del mosaico, Vinci Giuseppe per la realizzazione di elementi metallici di supporto, l'impresa di pulizia Marisa Cocca, tutta l'amministrazione che ha collaborato nelle fasi salienti, il comitato che ci ha sostenuto nelle scelte progettuali, l'ingegnere Claudio Pezzuto, collaudatore, tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito del progetto. Ed infine ringrazio a nome del nostro gruppo professionale il sempre presente direttore dei cantieri, che ha sollecitato continuamente fino alle 6:30 la mattina di qualsiasi giorno della settimana, Don Michele Marinella. Ringrazio tutti e spero che questo intervento di ristrutturazione piaccia a tutti.
fratelli carissimi, prima di dedicare il rito solenne della Chiesa rinnovata, supplichiamo il Signore mio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in segno di penitenza nel ricordo del nostro battesimo e saranno aspersi anche le pareti e l'altare. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché oggi nello spirito che abbiamo ricevuto rimaniamo sempre fedeli della Santa Chiesa. Le pareti di questo tempo, perché sia segno della base battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura di Dio Dio del suo Signore. Concedi ai fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti di Dio ci aiuteranno. Grazie.
dal libro di Nehemia. In quei giorni il sacerdote Esdra, portò Zita, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo. Come ebbe aperto il libro tutto il popolo? Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di jaspro cristallino. La città è cinta da un grande alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Questa impresa potrà tirare qualche sospiro di sollievo,